Non c'è solo il Covid in Sardegna, ma anche tante altre patologie. A volte capita anche che pazienti che sono alle prese con alcune malattie debbano anche combattere con il virus e soprattutto con i postiletto che scarseggiano. Si parla dei nefropatici. Bruno De Noti, presidente dell'ASNET, che cosa sta succedendo e in quali ospedali? Allora, la situazione purtroppo oggi non ci sono più posti disponibili per fare la dialisi ai pazienti che hanno contratto il Covid. Siamo in una situazione di saturazione, di overbooking. Se arriva un altro paziente non si sa dove dializzarlo, perché i posti letto sono saturi, manca il personale. Purtroppo speriamo che non arrivi nessun altro, se no la situazione diventa veramente drammatica in questo momento, perché per poter assicurare la terapia a coloro che hanno bisogno di fare la dialisi, perché si tratta di una patologia, di una terapia salvavita, dunque non si può, diciamo, come si sta facendo attualmente, saltare l'intervento. Di quali ospedali si sta parlando, De Notti? Di quali Capito. ospedali stiamo parlando? Allora, stiamo parlando dell'ospedale Covid per eccellenza, il Santissima Trinità, ma essendo tutto pieno il Santissima Trinità dei pazienti Covid, adesso alcuni vengono dializzati anche nel centro dialisi di Quarto, che viene diretto dallo stesso medico, dallo stesso responsabile, il dottor Murtas, dove anche lui mi dice che la situazione non sa più come fare per via della mancanza del personale. Quindi il problema principale, De Noti, è legato alla mancanza del personale, ma c'è anche una carenza di posti letto che è dovuta a cosa? La mancanza del personale, chiaramente lo sappiamo e siamo anni che viviamo questa situazione, adesso si è ingigantita ancora di più per via del virus, perché molti operatori sono anche loro hanno contratto la malattia. E poi l'altra situazione è che non si possono, diciamo, aprire altri posti che sarebbero pronti al Bianchi, perché non ci sono gli infermieri disponibili per poter fare il trattamento dialittico. Ecco. Quante persone ci sono attualmente senza cure? Quante Persone persone? attualmente sono senza cure. Beh, attualmente no, attualmente diciamo che siamo 14, siamo al massimo disponibile. Se ne arriva un altro, non si sa veramente dove metterlo. C'è il rischio di far saltare tutto. E dunque la situazione è veramente triste e drammatica, perché oltretutto anche Abruzzo, dove vengono fatti il giro di tamponi ogni lunedì e martedì, se adesso si scopre che c'è un altro paziente che è positivo, dovrebbe essere mandato poi nel centro Covid e non si sa veramente come fare per fargli fare la dialisi. Chi è che deve fare qualcosa e che cosa soprattutto? Beh, il problema è sempre il problema dell'assessorato. Con la carenza del personale che hanno provveduto a sostituire gli infermieri che via via sono andati in pensione, purtroppo è un problema che si trascina da anni, ma non è solo gli ospedali di Cagliari che sono in forte crisi, ma anche tutto il comparto e tutti gli ospedali della Sardegna hanno Ecco, stando questa però problematica. su Cagliari c'è anche l'emergenza Covid, quindi più personale e come fare invece per avere più posti, visto che, come dice lei, sono tutti occupati per l'emergenza Covid? Posti virtualmente ci sono, non si sa come farli, perché l'altro ospedale Covid di Cagliari, che è l'ospedale Binachi, ha dovuto chiudere la struttura Covid dove vengono dializzati i pazienti perché non c'è il personale. Il cardine principale è la risorsa umana.
Anche gli emodializzati sardi protestano perché non c'è solo il Covid, ci sono cure a rischio. Annibale Zuca, segretario regionale ANED. Sì, in effetti quello che sta succedendo in quest'ultimo periodo è abbastanza importante e drammatico, nel senso che anche noi domenica mattina avevamo una videoconferenza con tutto il comitato regionale e ho potuto constatare personalmente che partendo dal Sassarese, andare a finire in Ogliastra, ma nel Cagliaritano, nel Sulcis, tutti i centri di dialisi hanno più o meno gli stessi problemi causati dalla pandemia ben nota. Proprio a Cagliari, l'ultima lettera che abbiamo ricevuto dal responsabile dell'ospedale di Smirrionis parlava di 16 casi che appunto sono un numero importantissimo, visto e considerato che i posti 16 letto casi di che cosa esattamente? sono 16 casi che si sono manifestati presso l'ospedale di Si parla Smirrionis di 16 in un pazienti emodializzati positivi al Covid? positivi al Covid, che ovviamente, siccome i posti rene sono limitati, devono essere isolati questi pazienti, perché se no avviene il contagio anche per tutti gli altri. Quindi occorre creare e dare una mano d'aiuto al dottor De Muntas per poter realizzare qualche altro posto rene. Attualmente questi positivi emodializzati dove si trovano? Dovrebbero essere tutti a Smirrionis, anche perché l'ospedale di Smirrionis è un ospedale deputato al Covid. È vero che manca il personale, questo è il problema principale per i nefropatici e per gli emodializzati sardi? Sì, questo è un problema che sta assillando un po' tutti i reparti dialisi e le nefrologie della nostra isola, che da tempo ormai stanno soffrendo della penuria di personale medico ed infermieristico. Di quante Devo dire anche persone si un'altra cosa. parla in tutta l'isola? Diciamo che si parla di parecchi infermieri professionali mancanti che sono andati in pensione e non sono stati mai sostituiti. Per invece gli Speriamo che emodializzati e i nefropatici, quant'è la platea? i nefropatici dovrebbero essere intorno ai 1400. E gli emodializzati? Io non parlo degli emodializzati. E i nefropatici invece? Beh, i nefropatici siamo nell'ordine di parecchie, parecchie decine di migliaia di pazienti che si recano, o meglio si recavano, visto che hanno dovuto ridurre anche le visite presso gli ambulatori nefrologici di tutti i centri di dialisi proprio a causa della mancanza di personale.